Eccoci tornati per la seconda parte di Malacoda. Nella prima parte abbiamo parlato ampiamente del problema del Despar che in Toscana, e comunque in centro Italia, nella Toscana, nell'Umbria, nel Lazio, sta incontrando alcune problematiche sicuramente legate anche al periodo di crisi economica che stiamo affrontando. In studio con noi c'è il sindaco di Borgo San Lorenzo, Paolo Moboni, che appunto ci ha aiutato a capire meglio questa situazione. In collegamento telefonico, adesso dovremmo avere il già annunciato sindaco di Firenzuola Scarpelli, quindi chiedo alla regia di farmi segno in caso dovesse essere presente Scarpelli in telefonica. Ovviamente non Sì, è presente ancora, ma ci arriviamo. buonasera. Eccolo, No, c'è, c'è. perfetto, perfetto. Benvenuto sindaco, benvenuto in via telefonica per parlarci però di qualcosa di molto serio. Quindi anche se lei non è qua presente in studio, le chiederei di descriverci al meglio la situazione che si sta verificando almeno nel suo comune. Beh, credo sia un problema che da un po' tutti gli esercizi, non soltanto dell'area del Mugello, ma appunto, come stava dicendo lei, di tutta la zona della Toscana. A Firenzuola c'è un esercizio importante che occupa circa 15 persone, quindi la preoccupazione è forte, chiaramente sia per quanto riguarda in primo luogo chiaramente i posti di lavoro, ma anche per la clientela, insomma, no? Trova un attimino senza questo punto di riferimento commerciale. Scarpelli, nel suo comune quali sono le altre catene di distribuzione? No, nel nostro comune non ci sono catene, c'è la catena SMA, ma insomma ci sono esercizi privati che riescono insomma chiaramente a dare supporto alla clientela. Il problema insomma viene ampiamente risolto dal punto di vista degli acquisti, non c'è sicuramente questi problemi, anzi diciamo che questa crisi in qualche modo crea un maggior introito per altri esercizi commerciali, però la preoccupazione nostra appunto per quello che riguarda i posti di lavoro, insomma, ecco che sono a forte rischio in questo momento, almeno dalle notizie che abbiamo anche da parte sindacale, ma insomma basta vedere tutto quello che è apparso sulla stampa in questi giorni, insomma il problema è piuttosto robusto, riguarda centinaia e centinaia di posti di lavoro. Quindi ci auguriamo che possa andare a soluzione, proprio per la tutela di questi posti di lavoro in un momento drammatico come quello attuale. Senta, la soluzione sarebbe ovviamente rappresentata da Conad, che almeno in questi giorni sembra la catena che si è fatta avanti per rilevare almeno 15 punti su 36 presenti sul territorio del centro Italia. Lei ha informazioni più dettagliate a riguardo del vostro punto vendita, di quello di No, Firenzuola? Cioè sa se è uno di quelli che verrà salvato? ma non ho nessun tipo di informazioni precise in merito, quindi né se il nostro sarà uno degli esercizi che possa essere salvato per primo, né chi potrà operare questo eventuale tentativo di salvataggio. Ecco, sono solo indiscrezioni che insomma riceviamo dalla stampa. Ecco, quindi aspettiamo qualche giorno, domani dovrebbe esserci un incontro che dovrebbe fare un po' di chiarezza appunto sulla situazione, almeno da parte degli esercizi, quindi credo in questa settimana dovremmo arrivare mi auguro, a una soluzione positiva. È chiaro che stanno perdendo fette di mercato in un momento, per esempio come Firenzuola, dove in realtà invece la richiesta è tanta, insomma il nostro comune turistico, quindi i mesi di luglio e d'agosto sono quelli con maggior fatturato, senza dubbio. Ecco. Quindi ci auguriamo veramente che nei prossimi 2 o 3 giorni si possa arrivare a una chiarificazione del problema, una soluzione, quindi in tempi rapidi e definitivi. Questo è l'auspicio che da parte mia metto in campo, ma anche per quanto riguarda me, ma anche tutti gli altri sindaci di Mugello. Insomma, in tutta l'area Mugello i posti di lavoro sono veramente decine. Ecco.
Quindi comunque siete uniti, ce l'ha confermato anche Paolo Moboni, ma siete uniti in questa battaglia in favore di questi posti di lavoro che appunto sono tanti. Io la ringrazio Scarpelli della Prego, è presenza chiaro, so, telefonica. siamo uniti per forza, insomma, no? Quando si parla di posti di lavoro in un momento drammatico come questo, l'azione non solo della mia, ma penso di tutte, sicuramente, anzi di tutte le amministrazioni di quest'area, sono quelle di fare tutto quello è nelle nostre possibilità, e questo onestamente è un caso dove le nostre possibilità sono praticamente ridotte a zero, perché la problematica riguarda proprio un discorso generale, però è chiaro l'impegno è sempre massimo per cercare di salvare anche un singolo posto di lavoro, su questo non ci sono dubbi. Perfetto, Scarpelli. Speriamo che questo impegno ci sia sempre da parte della politica, perché quando si parla di lavoro, appunto, si parla di qualcosa che sta molto a cuore, ovviamente, perché poi è il modo per mandare avanti le famiglie, ovviamente. Grazie, Scarpelli, ancora, e poi ovviamente ci risentiamo, con i prossimi aggiornamenti per quanto riguarda questa vicenda, Despar. Grazie mille. A lei, buona serata a tutti. Allora, uniti in questa Sembra ovvio. lotta, e obiettivamente in questi momenti di crisi sicuramente si fa più forza, si fa anche più unione, anche se magari non siamo nello stesso schieramento politico, anche se magari non siamo dello stesso comune, anche se c'è del campanilismo, ma ovviamente per questi No, ma problemi non c'è. sicuramente sempre di, al di là che a mio avviso sempre di più le politiche che noi faremo dovranno assumere un carattere Mugellano. mugellano e non locale. In questo caso si parla di lavoro, si sta parlando di un problema che anche se non riguarda direttamente il mio comune, riguarda il territorio dell'Unione dei Comuni, quindi è un problema che noi tutti compatti dobbiamo affrontare. Chiaramente lo ricordava Scarpelli, le nostre leve sono pochissime, però credo che anche un'attenzione della politica sia importante in questi contesti. Allora, tra poco abbiamo un altro collegamento telefonico sempre sul caso Despar, però, visto che abbiamo parlato di politiche comuni per il Mugello, la gestione di alcuni impianti sportivi di Borgo San Lorenzo, per esempio le piscine o comunque le A strutture caso. a caso, una a caso, quelle diciamo circostanti le piscine e il campo Romanelli, quelle che comunque fanno parte della cittadella sportiva del suo comune, sono arrivate in una situazione un po' complicata, perché Vivi lo Sport SRL, che era la società che gestiva queste strutture, va praticamente a sparire, se non Sì, sbaglio. diciamo, in questo momento è in È in liquidazione. liquidazione, esattamente, e quindi adesso la gestione delle piscine è non più in mano a questa società, una società che era una partecipata tra il comune e WISP, se non Esattamente, sbaglio. esattamente. 51% delle quote del capitale li deteneva il comune di Borgo San Lorenzo e il 49% la WISP. Era un SRL che era nata qualche anno fa con l'obiettivo non solo di gestire le piscine, ma anche di sviluppare tutta l'area al nord del campo sportivo del Tra poco, Romanelli. ti Poi fermo. è un, diciamo, questa parte di prospettiva l'ha persa negli anni. E quindi di fatto in questo momento gestiva l'impianto delle piscine oltre al campo da calcetto Che è subito annesso accanto. e Allora, adiacente. però parliamo di una struttura, perché magari chi è fuori dal Mugello non conosce questa struttura. Parliamo di una struttura comunque anche abbastanza importante, una struttura che richiede dei costi di manutenzione abbastanza elevati, che comunque richiede una certa cura da parte di chi la gestisce. E una struttura che vede arrivare giornalmente non solo gli abitanti di Borgo San Lorenzo al suo interno, ma tutti gli abitanti del Mugello, perché Certo. tutti gli abitanti del Mugello vanno in piscina a Borgo San Lorenzo piuttosto che a giocare a calcetto, appunto, nel pallone, nel famoso pallone, nella struttura, appunto, coperta che permette, appunto, di giocare anche nei mesi estivi. Quindi ti chiedo, non c'è la possibilità di risolvere questo impasse che viene generato dalla liquidazione di Vivi Lo Sport SRL insieme, tutti i comuni mugellani, o comunque l'unione dei comuni mugellani? Allora, sicuramente facciamo un po' di chiarezza anche rispetto ai passaggi. L'amministrazione di Borgo San Lorenzo si è trovata alla prima riunione dei soci della società Vivi Lo Sport con una relazione della presidente di Vivi Lo Sport, Francesca Panchetti, che anzi, e colgo l'occasione anche qui per ringraziarla dell'ottimo lavoro che ha svolto in questi mesi in cui abbiamo collaborato attivamente. Una situazione dove c'era un consiglio d'amministrazione completamente dimissionario.
un bilancio approvato nell'assemblea ordinaria del 23 maggio 2014 con una perdita di 27.000 euro, con un livello di capitale sociale che da 51.000 euro si era ridotto a 11.000 euro. Quindi la relazione sostanzialmente sia della Presidente che del Collegio Sindacale ci diceva praticamente che le alternative erano due, la ricapitalizzazione o la messa in liquidazione. Ora, capite bene che ricapitalizzare una società come Vivi lo Sport SRL, che chiude con una perdita, senza un progetto di rilancio serio, a nostro avviso era un azzardo anche ingiustificabile. Poi voglio dire un'altra cosa in maniera molto chiara, era una società che dal punto di vista della remunerazione del consiglio d'amministrazione e quindi anche degli organi tecnici costava in generale 40.000 euro l'anno, 10.000 euro per il presidente, qualche euro in più, vicepresidente, 1.300 per il consigliere, poi ci mettiamo i revisori dei contabili, tutte le figure insomma previste dalla normativa, quindi ai 40.000 euro ci arriviamo. Non so se spendeva troppo, ma era un costo che in questo momento, nel momento in cui tra l'altro c'è oggettivamente un calo delle entrate da questo punto di vista, sia sulla corsistica, sia sul nuoto libero, sia sulle altre attività parallele. Inoltre c'era anche una situazione in cui parte delle attività venivano gestite dalla WISP, parte delle attività venivano gestite direttamente dalla Vivi lo Sport SRL. C'era un po' di confusione anche. A mio avviso non c'era un quadro di logicità. Quindi, dovendo di fronte a questa, a una relazione del genere, e anche, voglio dire, fammi dire, anche lanciando anche un segnale politico dove le società partecipate vanno mantenute e quindi magari si sostiene anche un costo di un presidente, ma se hanno un'utilità, se dimostrano ad essere funzionali, in questo momento una decisione coraggiosa quanto, voglio dire, consigliata anche dagli organi di controllo della società, era quella di metterla in liquidazione, il che non vuol dire che domani le piscine chiudono. Tutt'altro, perché la WISP diciamo, ha un contratto di gestione fino alla fine dell'anno, vuol dire semplicemente regolare i conti, la situazione finanziaria, quindi avere una figura di garanzia che fa questo passaggio economico-amministrativo, dall'altra in questi mesi trovare la modalità per una nuova gestione delle piscine, che chiaramente non potrà che avvenire tramite un bando a evidenza pubblica in cui potranno partecipare tutti i soggetti che saranno interessati eventualmente a una gestione delle piscine, che però dovrà essere unitaria, a mio avviso, rispetto a tutte le attività che in questo momento nelle piscine si stanno facendo. Perché, tu lo dicevi prima, ci sono anche dei costi di manutenzione importanti, e in questo senso la società Vivi lo Sport, almeno nei primi anni di vita, era stata molto utile a garantire anche un certo livello di investimenti. Le piscine non sono come un campo sportivo, hanno bisogno di una manutenzione molto più particolare, hanno bisogno anche di competenze molto specifiche, quindi una situazione sicuramente non banale. Però, voglio dire, la situazione era tale per cui... Soprattutto non c'era un progetto per procedere in avanti, mi pare. Non c'era un progetto per procedere avanti, poi ti ripeto... Perché si era fermato questo progetto? Questo progetto si era fermato perché probabilmente c'era una visione politica diversa da quella che c'era stata quando è nata la Vivi lo Sport SRL. Nel 2002, se non sbaglio, nasce il progetto. Quindi la cosa, diciamo, si è aggravata negli ultimi anni non solo per un problema di mancanza di entrate, ma anche per purtroppo delle situazioni dal punto di vista del meteo che oggi non garantiscono delle estati come qualche anno fa. Comunque, quindi, mi pare di capire che non sarà una partecipata nel futuro delle piscine? Assolutamente, noi che lavoriamo per un affidamento della gestione diretta da parte del comune a un soggetto, chiaramente tramite una procedura a evidenza pubblica, quindi non tramite affidamento diretto, con un bando con cui richiederemo delle garanzie anche dal punto di vista degli investimenti, e soprattutto noi chiediamo anche da parte dell'Unione del Mugello una vicinanza rispetto a questo tipo di progetto, perché tu lo ricordavi benissimo, il centro piscine Mugello non a caso si chiama così perché è un punto di riferimento per tutti i ragazzi e non solo, per tutte le fasce d'età di cittadini non solo di Borgo San Lorenzo ma di tutto il Mugello. Però ecco, quello su cui vorrei essere di nuovo chiaro è che non possiamo continuare a sostenere un costo per una partecipata che dimostra dal punto di vista finanziario di avere una situazione che non è più sostenibile. Purtroppo, come dire, ci siamo trovati in questa situazione. Sono chiarissimi dati, abbiamo preso, come dire, una soluzione coraggiosa, però continuare così avrebbe voluto dire magari chiudere l'anno con una situazione ancora peggiore, essere costretti magari a decisioni ancora più brutali.
In questo caso il liquidatore invece avrà l'obbligo, come dire, di continuare la gestione, di mettere a posto i conti per quanto possibile, e nel frattempo noi lavoreremo per la nuova gestione. Quindi chi subentrerà saprà solo alla fine di questa gestione poi quanto è anche diciamo il costo da sostenere per entrare. Allora, l'idea è chiaramente lavorare fin da subito in questo senso la gestione. Certamente. Allora, parlavamo appunto di questa grande realtà. Io però rimango anche molto interessato dalla denominazione Cittadella dello Sport, o comunque la zona sportiva di Borgo San Lorenzo. Perché? Perché rimango interessato? Perché obiettivamente sul territorio mugellano non c'è un vero e proprio centro sportivo che accolga più discipline, quindi riesca anche a dare la possibilità a più società sportive di proliferare. È difficile adesso ipotizzarlo, immagino. Cioè, certo, veniamo da una Fenice che si è appena bruciata, adesso prima che risorga ancora ci vuole un pochino di sì, tempo. Allora, non credo che quello sia lo strumento, chiaramente non crediamo che quello sia lo strumento che in questo momento poteva dare compimento alla Cittadella dello Sport. Questo non vuol dire che noi non ci fermiamo, però è del tutto evidente che anche guardando i bilanci dei comuni diventa sempre più difficile per un ente come dire, trovare dei finanziamenti per investire in impiantistica sportiva. E noi ci crediamo tanto sull'impiantistica sportiva, perché onestamente, contrariamente a quanto può pensare anche qualche ministro della Repubblica, noi pensiamo che l'educazione fisica, lo sport siano un veicolo fondamentale, sia da un punto di vista di salute, sia da un punto di vista di aggregazione sociale. Però è chiaro che in questo contesto, secondo me, anche a livello di Unione dei Comuni, forse si dovrebbe puntare a creare dei poli di discipline specifiche, ognuno all'interno del proprio comune, certo, di modo che poi ogni comune abbia una vocazione sportiva. E in questo senso Borgo San Lorenzo, avendo le piscine, non può che accelerare da questo punto di vista. Quindi il nuoto se lo dobbiamo fare da qualche parte. Sì, perché poi quando le notizie escono fuori e poi possono essere anche strumentalizzate, no? Sembra noi si chiuda le piscine. No, noi ci puntiamo talmente tanto sulle piscine e vogliamo rilanciare le piscine e tutte le attività connessa alle piscine, che abbiamo deciso, come dire, di porre fine a una situazione che non aveva futuro e di iniziare subito a lavorare a una nuova prospettiva con i soggetti che saranno poi interessati, e mi auguro siano tanti, a collaborare con noi per far rifiorire ancora di più un impianto che, onestamente, anche guardando intorno alla provincia di Firenze, è un impianto invidiabile da molti punti di vista. Quindi il nostro è un progetto di rilancio, che passa necessariamente dalla fine di un'esperienza gestionale come quella di una partecipata, che ad oggi non dava più risultati e che era invece un costo dal punto di vista della struttura, dai consigli d'amministrazione. Chiaramente, qui lo ribadisco, siccome la società ha due dipendenti, la nostra idea è di lavorare anche per la salvaguardia dell'occupazione, anche perché sono persone che hanno una professionalità incredibile e quindi va assolutamente valorizzata anche nella nuova gestione. Allora, ripercorriamo tutte le tappe di Vivi lo Sport SRL, grazie a Francesco Benvenuti con il suo servizio, e poi concludiamo con una domanda per Paolo Moboni e poi ci salutiamo. Il futuro di Vivi lo Sport SRL, l'ente misto pubblico-privato creato ad hoc dal Comune e dalla WISP per la gestione delle piscine e lo sviluppo dell'area sportiva Romanelli di Borgo San Lorenzo, è la liquidazione. La società aveva visto la propria genesi il 26 giugno 2002 ed il 1 gennaio 2003 aveva assunto la completa titolarità per lo sviluppo del centro piscine del Mugello e della cosiddetta Cittadella dello Sport. Nei primi anni il percorso di Vivi lo Sport si era contraddistinto per importanti lavori, prima di progettazione e poi di realizzazione, per la manutenzione straordinaria delle piscine, con l'edificazione della struttura polivalente ubicata proprio in prossimità della struttura. L'opera di restyling delle piscine partì nel settembre 2004 per dare un nuovo aspetto ad un impianto risalente agli anni 70. Si parlò di quasi 800.000 euro investiti nell'opera, con la volontà, a detta del presidente di allora, Massimo Coppini, di dare linfa anche all'attività notturna della struttura, con serate musicali, il piano bar e le luci nelle piscine esterne. Nel settembre 2006 fu ufficializzata la nuova convenzione tra Comuni e Vivi lo Sport per la gestione della struttura Copri Scopri, una convenzione raggiunta con i voti dell'Ulivo e quelli contrari di Borgo Viva, Libero Mugello e Rifondazione Comunista, e che prevedeva l'affidamento della gestione degli impianti sportivi del comune per 25 anni. Dopo la presidenza Coppini, nel 2010 fu nominato Franco Frandi, ex assessore allo sport della giunta Bettarini e candidato sindaco nella lista civica dal cuore di Borgo alle ultime elezioni comunali. Il CDA di Vivi lo Sport, nell'occasione
occasione fu ridotto da 5 a 3 membri, con una riduzione delle indennità. Tre anni dopo, precisamente a luglio del 2013, nuovo cambio al vertice, con Francesca Panchetti, manager di Borgo San Lorenzo, con esperienze anche in Vodafone, neopresidentessa della società. Una gestione che non è riuscita ad evitare il peggiore epilogo possibile, la liquidazione per una società che non sta procedendo utile e che quindi ha visto svanire le chance di ricapitalizzazione. La situazione del centro piscine resta deficitaria, con alcuni mancati pagamenti delle bollette del gas che avevano messo a repentaglio la funzionalità della struttura ed il maltempo delle ultime settimane, che ha provocato perdite per migliaia di euro, ad aggravarne le carenze economiche. La società, con un patrimonio netto negativo stimato in circa 23.000 euro, costava circa 40.000 euro annui solo per il CDA e i revisori dei conti, con un compenso per il presidente di 10.000 euro, 9.000 per il vicepresidente Leonardo Castellani e 1.300 per il consigliere Andrea Parigi. La WISP, inoltre, nota anch'essa in acque poco tranquille da un punto di vista debitorio. La situazione, dunque, è tutt'altro che chiara e definita. Il rischio di chiusura, almeno nell'immediato, sembra scongiurato, con la WISP che manterrà la gestione per tutto il 2014. Poi partirà la valutazione per definire la figura del nuovo gestore, che dovrà accollarsi le potenzialità straordinarie di una struttura polifunzionale, ma anche costi importanti di manutenzione. Il salvataggio e, conseguentemente, il rilancio economico e dei servizi diventa così necessario e fondamentale, anche per trasformare in realtà una delle finalità più significative e suggestive che erano state affidate alla Vivi lo Sport SRL, il progetto della cittadella dello sport nell'area Romanelli. E adesso concludiamo Flash con Paolo Moboni, sindaco di Borgo San Lorenzo, perché magari leggendo il giornale di domenica, La Nazione, possiamo citarlo tranquillamente, leggevamo il comune chiude Vivi lo Sport. A qualcuno è venuto un colpo, perché nel comune di Borgo c'è questa storica manifestazione sportiva che è diventata negli anni non solo la manifestazione sportiva di Borgo ma del Mugello in generale, che non chiude, continua ad andare avanti. Ma non chiude niente, non chiude nella piscina e soprattutto non chiude la manifestazione Vivi lo Sport, che è una manifestazione che negli anni veramente ha visto una crescita esponenziale e quindi sicuramente sarà una delle feste che caratterizzeranno anche il mio mandato amministrativo, cercando di fare sempre meglio della manifestazione precedente. La festa è diventata maggiorenne, adesso vuole diventare ancora di più, vuole fare anche... Vuole diventare matura. Anche gli Anta vuole fare. Siamo veramente fuori, in chiusura, oggi sforato in tutte le trasmissioni, dunque vi saluto, ringrazio Paolo Moboni e tutti gli ospiti. Grazie che si sono seguiti nelle interventi telefonici, e dunque appuntamento a domani sempre con Malacoda, sempre con me, sperando di migliorare un pochino sui tempi, ma dovrete perdonarmi. Arrivederci.